andare a giocare. Ma io mi immagino una partita, cioè ogni allenatore credo che si debba immaginare una partita in testa che può accadere, insomma, rispettando ovviamente le qualità del Napoli e le quelle della propria squadra, cioè sapendo insomma della forza di una squadra e dell'altra ovviamente, quindi io mi immagino che sarà insomma una partita sicuramente difficile, dove magari penso possa far la partita penso il Napoli, quindi noi insomma di conseguenza ci dobbiamo comportare nel fare una fase difensiva buona, ottima, non lasciare gli spazi alle loro ripartenze, perché sono micidiali in quello. Per cui io me la immagino in testa, ovviamente non posso dire tutto quello che mi immagino, nel senso come gara, no? Anche perché sceglierò pure in base poi a che tipo di gara dovremmo fare, però ovviamente vorrei avere insomma una squadra però che abbia coraggio insomma di giocarsela, cioè giocarsela, andare al San Paolo e giocarsela non significa per questo cioè andare scriteriatamente all'attacco, questo, ma neanche essere troppo speculativi, cioè troppo pragmatici, capisci? Cioè il coraggio che uno vuole dare a questi ragazzi, che ho cercato di insistere anche in questa settimana parlando con loro, è quello di trovare una squadra coraggiosa, come ha fatto nel secondo tempo magari contro la Roma, cosa che nel primo tempo invece eravamo un po' timorosi. Ecco, io quando dico che ce l'andiamo a giocare intendo una squadra che ha equilibrio, ma che comunque vedo nei ragazzi quel coraggio di fare la giocata, di essere propositivi, e lo si vede in determinati momenti, lo si vede, un allenatore lo capisce se la squadra è propositiva o se invece sta solo lì a difendere e basta. Sì, a proposito della seconda fase, no? Sì. Adesso che stiamo parlando di squadra, certo, di squadra. Nel momento in cui Pescara riproporrà la sua azione offensiva, secondo lei sarà più, per voi che semplice, sempre in maniera relativa, parlando in maniera relativa, attaccare tra le linee, quindi giocare nello stretto per via centrale, oppure sfruttare le corsie esterne, per quello che poi l'atteggiamento del Napoli non li attacca molto? Ah, un po' che giocano loro, insomma, vedendo anche la partita con il Milan, a volte hanno trovato difficoltà sì, sugli esterni, cioè su dove in pratica attaccano questi due esterni che sono maggio, anzi forse magari verrà concesso un po' di rivolto se maggio e Funiga, come due, però chi gioca se sempre maggio e Funiga o gli altri che sono onesti, bravo, ecco, esteri ultimamente, e quindi o sugli esterni o comunque anche tra le linee a volte, perché proprio perché loro alzano molto l'AMSI, che a volte si può trovare uno spazio tra i due centrali che poi rimangono sempre a copertura, che adesso saranno Hiller o Semaini o chi ci sta per anni che ha giocato l'ultima partita, non mi la giocano per anni. Quindi insomma, ripeto, essere bravi a ricompattarsi quando perdi la palla, non dare spazi, per questo come diceva con Napoli così, perché sono bravi nelle ripartenze, e a fare la nostra fase offensiva che c'è da migliorare molto, questa è una cosa che effettivamente, perché poi una squadra che fa pochi gol, è normale che deve migliorare la fase offensiva, io sto contando di più sulla fase offensiva, sto cercando sempre di lavorare di più, cioè, mi sembra quella più magari carente, insomma, dai dati anche. Proprio infatti mi ha anticipato la domanda. Cioè, mi fa la base offensiva, contro Napoli non sarà semplice, però voglio vedere, ci sono i miglioramenti di Venti, io sono coraggioso con la Roma, secondo me è sembrata una squadra che ha provato a giocare, infatti tant'è vero che sembra si è incaudelata alla fine, poi in occasione che abbiamo avuto noi a fare. Infatti proprio su questo volevo fare un attimo in questa. Quando era un giocatore, un difensore coraggioso, sta un po' insegnando a questa squadra ad avere, come lei stessa detto, più coraggio. Forse in fase offensiva si produceva, ma poi non si riusciva ad essere sì, senso, soprattutto, vabbè, diciamo anche pure come erano i disposti in attacco, magari solo Elvis era un po' che era più da riusciva il gioco, diciamo, di interno, ma povero. Insomma, è allenato, per cui non è tanto perché dopo il secondo tempo, comunque, con Mais o con qualcun altro, siamo riusciti ad essere più coraggiosi. Anche i difensori, io chiedo a tutti insomma, di cercare di partecipare all'azione. Non di rimanere come sta bene, ragazzi? Sono molto percettivi, cioè la disponibilità a quello che si prova, che si è fatto. Insomma, si è puntato un po' di più sulla fase offensiva perché ritengo che se fai qualche gol in più, secondo me è meglio per la squadra del Pescara. Anche perché poi succede che cosa che.
tu fai qualche occasione in più, magari adesso può succedere che segni o non segni, ma se tu ti presenti là davanti e fai qualche occasione, riesci a fare, a creare dei pericoli. La squadra presa di difensori pure dal punto di vista mentale, non so, stanno sempre, cioè alleggerisci anche il lavoro, non stanno sempre sotto pressione, sotto pressione, sotto pressione. Parlo dei difensori perché parlo della fase del reparto, diciamo, che cosa 4-5. Sì, questo ha la destra, nel senso che è tosto, è uno che è stato anche